La domanda non è semplice perché purtroppo, come viviamo tutti i giorni sulla nostra pelle, il tema del lavoro, soprattutto del lavoro giovanile, è un tema veramente complicato e complesso da affrontare. Noi crediamo che debba essere ribaltato intanto un paradigma per cui si debba per forza ridurre la spesa pubblica perché l'economia riparta. Noi questo paradigma, diciamo, lo rifiutiamo e pensiamo anzi che una città come Livorno debba attrezzarsi con strumenti nuovi, innovativi, anche economici, che riescano ad andare a prendere direttamente dove le ricchezze ci sono, cioè in Europa, finanziamenti specifici per poter riattivare diciamo, i comparti economici che per noi sono fondamentali, cioè quelli legati alla pubblica utilità. Tra questi sicuramente noi vediamo come comparto economico fondamentale quello ambientale, per cui vorremmo vedere la nostra città trasformarsi da pattumiera della Toscana in una città, in centro dell'innovazione e della tecnologia, della ricerca su questa, su questo specifico comparto, anche vedendo appunto, sfruttando la posizione che abbiamo rispetto a grandi università quali l'Università di Pisa. E in questo modo, attirando appunto finanziamenti sul territorio, cercare di creare una attivazione di un distretto economico legato al riutilizzo e del per quanto riguarda la situazione occupazionale che vede la provincia di Livorno la terza in Toscana con il maggior numero di disoccupati, noi crediamo che ci sia la possibilità di aumentare l'occupazione puntando su quelli che sono i settori emergenti e anche su un fattore importante dell'economia che è quello del turismo, dove potrebbero essere creati nuovi posti di lavoro grazie anche alla fortissima presenza che c'è di arrivi e di presenze nella provincia di Livorno e naturalmente anche creare dei lavori con una maggior presenza di abilità, perché oggi come oggi i lavoratori poco qualificati non hanno nessuna possibilità di reintegrarsi nel mondo del lavoro, ne parlavo prima con il Presidente. Bisogna rilanciare il lavoro perché rilanciare il lavoro significa rilanciare l'economia. Due dei punti del nostro programma sono fondamentali per arrivare a questo. Il primo è creare una banca pubblica di investimento. Siamo stati abituati a vedere delle banche che hanno speculato su economia irreale, i nostri giovani che vanno a chiedere finanziamenti vengono rimbalzati e non possono accedere al credito. L'Italia deve porsi come un fratello per chi chiede il credito, quindi banca pubblica di investimento, punto numero primo per facilitare l'accesso appunto al credito dei giovani. Dopodiché sulla città di Livorno bisogna rilanciare ovviamente la questione portuale, con la, dobbiamo far ripartire i bacini di carenaggio, questa è la cosa fondamentale. Se non si rimette denaro in tasca ai cittadini e alle imprese non si ripartirà mai, quindi il nostro programma prevede di agire sulla leva fiscale. Con la leva fiscale ripartirà l'economia, la flat tax al 23% per imprese e famiglie lascerà soldi in tasca a coloro che di questa tassa usufruiranno, di questa aliquota usufruiranno. Questo è il modo per far ripartire l'economia. A livello locale si può incidere su Tari e su quello che è l'IMU, sono le uniche due tasse su cui poi l'amministrazione può incidere. Io ritengo che soprattutto alla classi diciamo media e alla classe meno abbienti, se diamo potere di consumi, ripartiranno i consumi, ripartirà l'economia, le imprese avranno necessità di assumere. Purtroppo uno di quei temi dove la ripresa che è in corso in Italia non si vede abbastanza a Livorno. Livorno è una delle realtà più penalizzate da questo punto di vista, ma anche e soprattutto da questo punto di vista Livorno deve tornare ad aprirsi. Livorno non è una città-stato, non può essere una fortezza chiusa, deve tornare ad aprirsi alla Toscana e all'Italia. Tre punti fondamentali, gli strumenti ci sono, l'accordo di programma che è stato stipulato con la Regione e con gli altri enti permette a Livorno di usufruire di canali privilegiati, servono incentivi per le piccole e medie imprese come richiesto tra l'altro dalla CNA e da altre associazioni di categoria, ci sono gli strumenti per ripartire. Livorno, tutti gli attori di Livorno devono lavorare in questa direzione, gli strumenti legislativi a livello nazionale esistono, dobbiamo essere in grado come città di riprendere il treno della ripresa, che c'è ma che a Livorno purtroppo ancora non si vede abbastanza. In primis per far ripartire l'economia
è come ingranare la prima marcia di un motore che è in folle e quindi non va. Investimenti pubblici, una mappatura delle piccole opere da fare nella nostra città, nella nostra provincia, messa in sicurezza del territorio, messa in sicurezza degli edifici scolastici, conversione ecologica dell'economia, non più produci, consuma e butta, ma produci, consuma e riutilizza e ricicla. Questo secondo noi è il modo per far ripartire l'economia su scala nazionale e nella nostra provincia, dove ci sono a Livorno, lo ricordo, 30.000 iscritti alle liste di collocamento. E quindi la situazione è particolarmente grave, dopo parleremo della portualità, quello può essere un volano di una grande vocazione industriale che va ritrovata nei prossimi anni, anche se mi rendo conto che il tempo stringe. Ci riesco a crescere questa opportunità, io specifico sempre, ci teniamo Lega ormai, proprio e spontanea, a volte anche a me, però ci teniamo perché abbiamo evidentemente avviato un progetto di tipo nazionale. Per quanto riguarda il lavoro, è chiaro che per generare occupazione, che è uno dei problemi fondamentali di questa città e di questo territorio, occorre far ripartire l'impresa. Quindi occorre ridurre il cuneo fiscale, occorre ridurre il costo del lavoro. Per questo la flat tax è uno dei temi fondamentali del nostro programma nazionale, che avrebbe ricadute importanti anche su questo territorio. C'è la questione di aiutare l'impresa anche con una forte sburocratizzazione, perché la burocrazia è di fatto una tassa occulta che rallenta l'impresa e quindi rallenta anche la possibilità di assumere. Su Livorno in modo specifico c'è una questione grande sulla portualità, la seconda domanda è su quello, per cui risponderò anche nel secondo passaggio. E poi noi abbiamo in mente di proporre una ZES, una zona economica speciale, che è una nuova tipologia che è stata introdotta per legge in concomitanza anche con un dispositivo europeo previsto per alcune aree del sud che abbiano un'area strategica portuale. Noi chiediamo che anche Livorno venga riconosciuta ZES, zona economica speciale con alcune particolari specificità fiscali.